gente, qua c'è Game qui parla e oggi siamo qui in un nuovo episodio di Paper Mario. Nell'ultima puntata abbiamo finito l'ultimo capitolo e abbiamo visto cosa faceva Peach, ovvero praticamente un show televisivo in cui ha scoperto che per il prossimo Spirito Stella bisogna andare alla Valle dei Fiori e Junior Troopa è venuto tipo semisvenuto sconfitto. Comunque, nell'ultima puntata ci siamo lasciati che dicevo che ci saremmo visti al dojo. Non solo al dojo, perché prima c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Infatti, se arrivate Charles doveva tornare a casa nell'ultima volta, però non può. E adesso ci dice perché. Oh, vecchio mio, per favore aiutami. Volevo tornare a casa, ma c'è un certo Kenzie Koopa che mi blocca. È apparso dal nulla e sembra davvero grosso e spaventoso e anche molto brutale. Questa sembra una cattiva situazione per me. Io non c'è niente che possa fare io. L'unica cosa che potrei fare è sperare che se ne vada e che se liberi il passaggio del villaggio Koopa. E infatti qua c'è un certo Kenzie Koopa che è un Koopa enorme. Ehi tu, con quel cappello, aspetta. Oh, bel tempo, non è vero? Il mio nome è Kenzie Koopa. Per favore, ricordatelo, ok? Se vuoi passare per questa strada, devi pagarmi di 100 monete. Mi spiace, ma se non paghi non puoi passare. I soldi ormai ci mantengono nel mondo. Cosa vuoi fare? Pagare, non pagare o combattere? Volendo, intanto io non ho quelle monete, ma intanto volendo potete pagare ogni volta e vi lascia passare. Ma sarebbe troppo costoso, anche se noi abbiamo i tubi teoricamente, bla bla bla. Però dobbiamo sconfiggerlo alla fine. Cosa? Vuoi sconfiggermi? Ma sei una noce. Guardami. Io ti distruggerò. Solamente perché sono franco, ti darò un'altra abilità. Ti darò un'altra possibilità. Vuoi combattermi? Paga, non pagare, di nuovo combattere. Beh, allora mi sa che non ho chance. Ti ho avvisato. Eccolo qua come boss Kenzie Koopa. Prima cosa che voglio fare è effettivamente vedere quanto abbia di HP, diciamo. Cioè, HP. Questo è Kenzie Koopa. Sembra davvero un grande Koopa. Il suo massimo HP sono 70. La sua potenza è 10, la sua massima potenza. E la sua difesa è 6. Lui si parerà da ogni colpo se abbiamo un potere 3. Il suo attacco col guscio può anche attaccare i membri come me. Sì, attaccare anche i membri. E vabbè, adesso qua sta cazzeggiando, ha detto quello che ci serve. Ora, la tecnica per sconfiggere Kenzie Koopa è abbastanza fastidiosa. Bisogna usare l'Alabai. E sperare che funzioni, perché non sempre funziona. L'Alabai teoricamente ha il potere di... Sì, appunto. Far dormire, lui è critico al sonno. Quello che bisogna fare poi è usare, perché lui anche se è addormentato si parla lo stesso. Quello che bisogna usare è un power block per tornarlo e farlo cadere a terra. Una volta caduto a terra possiamo anche cambiare membro, mettere qualcuno di più potente, diciamo, perché quando è a terra non so quanta difesa esattamente abbia. Non saprei, mettiamo paracadute. Perché devo usare anche l'attacco con Mario. Shell shot, sì. 3, ha 2 di difesa. Bene. E con Mario usiamo... No. Martello. Power smash. E così funziona tutta la battaglia. Difficile da mancare lui, comunque.
Quando si risveglia bisogna fare la stessa identica cosa. Insomma, se usate questa tecnica non avrete alcun problema. Perché altro è conoscere questa tecnica, che bisogna andare per forza su YouTube per dire, per capirla. Ora vai con Power Smash nel suo ultimo turno di Sunnellino. E gli abbiamo già tolto un bel po', 35 di vita adesso, più di metà abbiamo tolto. Solo che dopo questo dobbiamo fare tipo un turno curativo. Perché non ho più tanti cosi. E si è svegliato. Ora se non sbaglio lui può fare un attacco. Questo attacco è... Se non vi difendete, attacca anche il partner. Sì, l'ho già detto questo. Ora, non me ne frega se mi attacca, tanto dopo lo facciamo di nuovo ritornare. Voi che voglio prima prendere questo. Prima prendo questo. Perché gli i punti fiori ci servono. E questo è l'attacco che fa 10. Per la miseria. Bene, scusa. Adesso ti addormenti di nuovo, sei tranquillo. Volevi questo, te lo do. Sempre che funzioni, ripeto, non può funzionare sempre. Può pararsi. Come adesso? Diamine. Non fare di nuovo quell'attacco alla 10. Ma fa di nuovo quell'attacco alla 10. Mi sembra più che giusto. Dammit. Devo curarmi sperando che non fa più l'attacco alla 10. Fai l'attacco alla 3. Ah, è vero, mi sa che non lo può fare fin quando c'è il pattern già a terra. Quindi adesso lo farai. Sì. E se ti pari però funziona, ok. Questo è un grande. Vai di nuovo la lava. Ci serve, ti prego. Poi tra l'altro quando dormi facciamo tutti quegli attacchi e riprendiamo tutta l'energia stella, quindi. Ok. Ci siamo di nuovo. Vabbè, non credo tu possa fare molto. Infatti non puoi fare niente così. Ho sprecato tutti i fiori, grande. Ora, oggetti. Auto. Ora puoi fare. Ora, no. Vediamo con Power Smash. Power Smash più martello potenziato è davvero una cosa sovraffina. Uff, non possiamo usarlo ancora per molto. Quanti HP ha? 16. Quindi a sto punto te non fare nulla. Anzi, fai skydive anche se non credo di fare qualcosa. Appunto. Adesso ha perso i turni, quindi dopo questo turno si alza. Ma Power Smash gli fa giusto giusto 8, no? Almeno che non failo. Quindi Kenzie Coop e KO. Praticamente sì, è un boss veramente pericoloso questo, è appena tanto bene. Ma oggi ne affrontiamo due, quindi... Allora sei veramente pericoloso, eh? Voi avete qualche problema. Io me ne andrò, ciao, invece. Mi se ne parliamo di... E niente, il passaggio adesso è libero. A noi non serviva praticamente a niente perché abbiamo i tubi e... Charles se ne è già andato. Va bene, abbiamo il dodge da fare, ma prima sonnellino tattico. Oh. Sì, grazie. E buonanotte. Per refreshare un po' tutto. Che sicuro abbiamo fatto. Ora andiamo al dojo per la terza sfida. E chi sfideremo? Probabilmente il maestro, come credete. Vabbè che pare che è rimasto il nome incastrato al forno. Cacca! Ah, Mario!
ci siamo già stati qui. Per che cosa sei venuto oggi? Solamente per passare oppure per provare? Per provare, direi. Davvero molto bene. Questa volta dovrei sfidare il Master. Ovvero. E affrontiamo un maestro, appunto. Per la battaglia. Ok, lui teoricamente funziona un po' contro gli altri, non ha la difesa di Ken Sicuba, per dire. Però per fortuna Power Smash fa 8, quindi... Anzi no, dovrebbe fare molto di più, dato che non ha difesa lui. Ma poi c'è... eccellente, ovviamente. Io voglio cambiare per mettere un Bario, dato che non so i suoi HP, tanto non spreco più turni a farlo. Questo è il maestro, quello del dojo ovviamente, ed è davvero molto potente. Il suo massimo HP è 50, la potenza è 6, la difesa è 0. Lui è il migliore nel dojo, quindi fai molta attenzione. Va bene, e quindi, beh, è più o meno come che si occupa, solamente che... Ecco, appunto, è utile avere il coso scosso anche qua. Contro Kensi Koopa non ha fatto effetto, no. Power Smash, mi sa che anche qua sprechiamo un finito l'altro combo super cacchio. Se ti cambio, vuoi mettere... No. Lady Bone. Perché non ho difesa, quindi... Possiamo fare questo che è try. Ma sì, lo facciamo. Ah no, aspetta, perché... No, che cretino, ho sbagliato una cosa. Ricordate che l'ultima volta avevo potenziato Boo, ma poi avevo cambiato idea. Credevo che Boo fosse ancora potenziato. Perché? Ho fatto una cretinata. Sembrava strano. Dovrebbe ancora esserci molto da fare, cioè come solito smetto. 5, ma va bene. Almeno non richiede punti. È un talento naturale. Possiamo farglielo ancora una volta senza curarci. Eccellente movimento. Ma... Va bene, non ci dobbiamo curare perché per un turno lo mandiamo a casa. Mi sono rimasti solamente 5 HP. È un talento naturale, ripeto. Anzi, resta 4 meno. Siamo al pari, 4 contro 4. Peccato che sia in turno. Quindi, mi spiace, non metto, ma è ora che ti riposi. E abbiamo sconfitto anche noi. Solamente che ci dà molta esperienza. Peccato, ci mancavano 2 punti esperienza. Ora vedo perché sei famoso, Mario. Sei davvero un master nel combattimento. Davvero molto bene. Adesso ti darò questo. Dojo di livello 3. Non servono niente le carte, tanto bene, però... Sarei sempre benvenuto qua dentro. Vieni ogni volta che vuoi. Ciao! Sì, vabbè, soliti versi. Va bene. E abbiamo fatto anche lui, però. Penserete che il dojo è finito? No, ci sono altri 2 combattimenti nel dojo, quindi. In futuro quelli. Ora, siccome c'è ancora tanto, c'è tanto, va bene, anche tanto, però abbiamo affrontato 2 boss velocemente. Abbiamo tempo di fare un salto nelle foglie, altre che andrebbero così tanto. Anzi, in realtà qualcosa c'è nelle foglie. Vabbè, questo... Aspetta, le curo un attimo. Scusate se faccio questa transizione. Mi sa che questo episodio avrà un tema principale. Lo capirete quando andremo nelle foglie. Thank you.
Prendiamo il sonnellino, Mario, dormi, dormi. Fatto. Per una volta abbiamo visto che l'alba era funzionato per qualcosa. Io di solito non lo utilizzo mai, davvero mai. C'è anche la sonnolina che fa più o meno la stessa cosa. Però la sonnolina occupa un oggetto. Fogne. Il poco che abbiamo sbloccato è quello che si sblocca in quella strada e dobbiamo potenziare il proprio qualcuno. Qua ci sarà la strada da sbloccare, ma qui sotto dovrebbe esserci il puzzle che abbiamo fatto per sbloccare un potenziamento. Un blocco. Vero? Sì, è qui. Eccolo qua, e stavolta potenziamo veramente le TV. Perché effettivamente sarà utile contro questo boss. Sì. La TV è stata upgradata alla Lutan. E andiamo ad affrontare. Sì, come ho già detto, il prossimo boss. Esatto, il tema principale di questa puntata sarà un boss. Perché ne affrontiamo tipo 3 in un episodio, quindi. Ora, e qua abbiamo sbloccato la strada. Qua c'è. Là c'era il blocco giallo, qua c'è il blocco nero, c'era il blocco grigio. E qua in ultimo c'è. Niente. Vuoto. Io ricordo che c'è un po' come tanto. Era qua allora il blocco giallo. Voi mi fate fare un level up per caso. Finisco un pingo entrambi. Uff, abbiamo una bella gang qua. Voi mi dovremmo saltare per un momento. Sì, non ti sciocchiamo. Ok. Non voglio sprecare almeno un punto fiore. Facciamo una cosa. Usiamo questo e ce ne sbarazziamo subito. Più o meno subito, forse le anelle non se ne vanno. Ok, siamo tutti, avrei potuto farlo sul finale di non ho mai perso HP. Ho perso comunque nelle ceste. E sono ancora 98, quindi no, non danno proprio nel cestino questo. E non è nemmeno qua, davvero? So che da qualche parte c'è da usare l'ultramartello. Sì, infatti è strano dire che è rimasta poca gente. Cooper. Sì, è stato tipo, è tipo il partner che usiamo di più alla fine. Non ce ne abbiamo tanto, però. Vamos. Pussa via. Vabbè, qua c'era solo questo, va bene. Abbiamo comunque fatto bene a controllare. Là c'era il passaggio segreto, lo so. Ed è l'unica maniera per andare da qualche altra parte. Torno. Ah, ok,
qua c'era solamente un blocco. Guarda lì il lezzo che ci prova. E te mi porti qua. No, dov'è la zona nuova? Ehi, via. Io ricordo di una zona nuova. Comunque dobbiamo affrontare l'ultimo boss delle fogne. In cui c'era un blocco di pietra, un blocco giallo e un blocco di metallo per l'appunto. Qua non c'è niente. Ah, giusto. Scemo, oltre all'ultimo martello abbiamo preso anche sushi. Grazie a sushi possiamo fare qua che è nel senso di blooper. E infatti l'ultimo boss è un mega blooper enorme, che neanche ci sta nello schermo, tanto per dire. Oh man. Allora, di solito se ci sfidano con un boss, con un parte che abbiamo dovuto usare obbligatoriamente, è utile quel parte, ma secondo me è più utile il blooper, perché è in aria. Quello di prima era l'Electro Blooper, ma se non sbaglio anche questo qua ha il potere di elettrificarsi. Però diamo prima un turno a Gumario per dirci le informazioni. Questo è Super Blooper! Wow, è enorme! Sarà facile da colpire? Massimo HP sono 70, attacco è 5, difesa è 0. Credimi quando ti dico che non mi piace il suo potere. Sì, effettivamente è molto potente lui. Ok, non so come ce la caveva veramente contro di lui. Power Block non funziona perché non è a terra. Quindi si può solamente saltare con Mario. Oppure possiamo provare a fare la stessa cosa con lui, ma non dovrebbe essere super efficace. Proviamo a vedere, non lo so, magari neanche lo prende. No, niente. Ma sì, però comunque dovrebbe funzionare. E questa qua non è neanche sotto il combattente. Bene, smettiamo allora provare. Cambia membro, metti l'ebook. Col suo attacco che adesso ha, costa 5, maledizione a te. Possiamo effettivamente ora fare un bel po' di male. 10. Cosa? Ecco quella è la cosa che vuoi fare in più. Per questo allora è consigliato sushi. Sushi? Col suo Thunder Wave, che sono tutte cose costosissime, diamine. A, giù, A, giù, B, giù, re. Sbagliato. Però dovremmo comunque sconfiggere quelle lì, vero? No, non abbiamo sconfitto i mini cosi. Aia. Allora facciamo così. Così di sicuro l'avremo sconfitto e facciamo comunque male anche quello grande. Siamo già senza energia stellare. Quanto trema. Vabbè, quelli piccoli andati. E Tessa è super danneggiato lì. Oh, aia. Ho paura di questa. Guarda, non è neanche. Ha ancora tantissimo HP, diamine. Pericolo, pericolo. Ho solamente Power Block. Non possiamo fare altro che saltare. Jump.
facciamo solo smack e basta. No, usiamolo finché possiamo. È già 26 così. Bene, vedo già il migliore. Cacchio, quanto male fa. Vabbè, allora lasciamo il Frank Mac all'IDV di nuovo e noi ci curiamo. Cacchio. A quanto pare si può caricare, quello che può fare. E se non sbaglio c'è un modo per togliergli la carica, che modo. Dagli qualche effetto secondario da tipo. Quindi o sonno o qualcosa del genere. O stordimento probabilmente. Io ne ho fatti solamente 4. Adesso però non fai più male qualcosa. È un po'. Fa ancora male comunque. Ora siamo tipo a 0 in tutto. Salto. 13. Vedremo come lo faccio. Bene, al prossimo turno ce la facciamo. Se non si carica, perché forse caricandosi. No, così fai uscire i tuoi strambi cose. Ma se ti danneggiamo adesso, non dovrebbero farci niente i cosi. Vero? Non ti difendono, va bene. Certe volte gli esemplari piccoli difendono quelli grandi. La cosa più brutta è se non fossi confuso e avessi colpito uno di quelli piccoli. Ma ti abbiamo sconfitto, vero? O la battaglia non è finita perché non sconfiggiamo anche i due? Sì, non è finita perché non sconfiggiamo anche i maledetti. Che però prendono la scossa e non mi fanno niente. Non lo so se mi fanno qualcosa. Se mi difendo probabilmente non mi fanno niente. Ok. Qua di sicuro c'è il level up. Tu guarda se devo stare a perdere tempo con tutte le cose. Ha 5 HP a quanto pare così. E non danno energia stessa. E sei morto da solo, vero? Esatto, anzi sei, perché hai capito che sono danneggiati da solo. Level up! Vediamo comunque 24 punti stellari, quindi... Cosa dobbiamo fare esattamente? Questi sono già potenziati, vero? E per ora non mi serve, quindi andiamo a fare. E gli HP. E l'ultimo gruppo è stato sconfitto. Sbloccando il passaggio per il mio capitolo di Yoshi. Però dico cosa c'è? Cosa che ancora non possiamo fare! Ma vi se... Oh no! Può diventare una meme. Abbiamo stordito un anticupa che stordisce. Ok. Ma comunque non ho voglia di combattere con voi. Ho già combattuto entrambi. Quella, quei pulcinelle sono anche le versioni meno potenti di quelli che già abbiamo incontrato. Vabbè, qua non possiamo fare nulla. E quindi, ora io credo che vi saluto qui. Noi abbiamo fatto la puntata extra di boss. Poi il prossimo episodio sarà dedicato a Kubaknut e fine. E poi si passa al prossimo capitolo. Quindi Genogame è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Grazie di aver visto tutto e arrivederci.